Vorrei essere molto chiaro, quindi. Il governo ha fatto un decreto che ha permesso di salvare migliaia di posti di lavoro e tutti i conti correnti. Gli obbligazionisti subordinati nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane cercheremo di affrontarne le difficoltà. Non sono abituato a strumentalizzare la vita e soprattutto la morte di alcune persone. Naturalmente il nostro dolore, il nostro sentimento di condoglianze alla famiglia. Quello che però è fondamentale che esca con molta chiarezza da parte nostra, al lavoro per trovare le soluzioni laddove è possibile. Meno male che abbiamo fatto quel decreto, perché se non c'era quel decreto la situazione era decisamente peggiore. E lasciatemelo dire, credo che su questi temi c'è la piena disponibilità da parte del governo, vorrei dire quasi l'interesse da parte del governo, a che tutte le autorità preposte facciano tutti gli sforzi per capire e chiarire le responsabilità del passato. Noi non abbiamo nessun problema, se lei me lo chiedesse, non me l'ha chiesto, quindi me lo autochiedo e glielo dico, io vedo di buon occhio il fatto che il Parlamento possa, nei limiti naturalmente, nel rispetto del ruolo del Parlamento, aprire commissioni di indagine o sindacati di valutazione su ciò che è avvenuto nel sistema bancario italiano e europeo degli ultimi 10 anni.